È ormai sempre più risaputo che è la funzione che crea l'organo. Nel momento in cui un organo viene utilizzato correttamente, si svilupperà anche in maniera corretta. Nel momento in cui invece quell'organo non sarà utilizzato, ovviamente lo sviluppo di quello stesso organo sarà anomalo o anche ridotto e nel corso dell'evoluzione può anche tendere a scomparire come organo, a regredire completamente. Come si può osservare come trend evoluzionistico nella tendenza alla agenesia dei terzi molari, cioè dei denti del giudizio. Non è infatti soltanto una questione di genetica, avere per esempio tanti muscoli, avere determinate caratteristiche di un organo, ma è anche appunto una questione di stimoli ambientali, cioè di come vengono sollecitati gli organi stessi. L'esempio più classico è proprio rappresentato dall'attività fisica. Nel momento in cui si fa attività fisica in maniera corretta, ovviamente c'è una richiesta di aumentata funzione. Il corpo umano, di rimando, risponderà con un aumento della massa muscolare, proprio perché appunto c'è una maggiore richiesta funzionale. In chi, per esempio, svolge il nuoto, i muscoli delle braccia e anche i muscoli delle spalle saranno molto sviluppati, proprio perché c'è una maggiore richiesta funzionale. Vedete che grosso, che importante sviluppo dei muscoli sia delle spalle che anche chiaramente delle braccia. Ma questo non è dato dalla genetica, come dicono molti medici, bensì è dato appunto da una corretta stimolazione funzionale. Guardate questo scimpanzé con alopecia che importante sviluppo muscolare abbia. Guardate il tricipite, il deltoide, il bicipite, come sono enormemente sviluppati. Questi animali, appunto, che sono i nostri parenti più vicini, secondo molti antropologi, rappresentano loro l'anello di congiunzione tra la scimmia e l'uomo attualmente vivente, il cosiddetto anello mancante. E osservando loro, hanno appunto un importante sviluppo dei muscoli. Proprio perché ovviamente si arrampicano tutto il giorno, evidentemente questo tipo di attività gli permette chiaramente di avere questo tipo di sviluppo, proprio perché la richiesta funzionale in questo caso chiaramente è importante. Tipo di fisico che si va anche a riscontrare in molti popoli tribali, per esempio della Papua Nuova Guinea, o anche nei Kung dell'Africa che vivono appunto nel deserto del Kalahari, negli indigeni Yanomami, sono tutti quanti dei fisici asciutti, sono popoli che vivono allo stato tradizionale e che non hanno avuto il contatto con la società moderna. Noi invece, nella nostra società contemporanea, soprattutto paesi del primo mondo, che tendiamo a vivere maggiormente in condizioni di sedentarietà, ovviamente tendiamo appunto a sviluppare maggiormente problematiche croniche e quindi anche malattie come l'obesità, la sindrome metabolica e così via, proprio perché non sono situazioni legate ai geni, quanto per lo più allo stile di vita. Non è la genetica, ma è lo stile di vita, il tipo di dieta che abbiamo. Il tipo di attività fisica che facciamo. Il fisico di questo scimpanzé ci ricorda molto alla lontana quello appunto dei culturisti occidentali, soltanto che loro per raggiungere questi tipi di risultati hanno bisogno di allenamenti particolari, spesso ovviamente l'ottenimento di questi tipi di risultati non è nemmeno un allenamento naturale, ma chiaramente spesso c'è di mezzo, come tutti quanti noi sappiamo, il doping, mentre appunto lo scimpanzé, vivendo in stretto contatto con la natura, arrampicandosi di continuo, utilizzando di continuo gli organi, cioè i muscoli in questo caso, ovviamente ha questo tipo di sviluppo così importante. Comunque i popoli tribali riescono a ottenere, magari non un fisico così da culturista, ma comunque dei fisici asciutti e ben definiti, perché comunque camminano tantissimo ogni giorno, fanno dei 14-15 km al giorno, si dedicano alla caccia, si dedicano alla raccolta, non sono dei comodi pantofolai come noi. Vedete per esempio anche Mike Tyson. Anche qui avete una prova concreta che è la funzione che crea l'organo, non c'è un capriccio della natura, non c'è la genetica che va a governare in questo caso questi processi, o meglio, non è soltanto la genetica. Chi fa il pugile ovviamente utilizzerà maggiormente le arti superiori e per questo motivo che chiaramente avrà uno sviluppo del genere, dei muscoli. Così come chi lavorerà in campagna, farà un lavoro agricolo, ovviamente per esempio avrà comunque uno sviluppo muscolare importante.
Provate per esempio, se siete delle persone che svolgono una vita sedentaria, a confrontare le dimensioni delle vostre dita o le dimensioni delle vostre braccia, delle vostre gambe, con quelle appunto di gente invece che svolge lavori fisici, muratori, agricoltori e così via. Vedrete ovviamente una notevole differenza, ma non è la genetica, è lo stile di vita che cambia. Anche qui avete una prova concreta che è la funzione che crea l'organo. Perché questi sono i classici popoli aztechi che, per credenze loro, tendevano a indurre nei bambini la dolicocefalia, applicando delle tavolette di legno, delle fasce specifiche, proprio per andare ad allungare il cranio, perché appunto, per loro motivi rituali e anche religiosi, si credeva appunto che l'intelligenza si sviluppasse maggiormente nel momento in cui il cranio ovviamente venisse allungato. E quindi qui in questo caso il cranio, venendo stimolato, praticamente si modificava, cioè l'organo risponde alla funzione, allo stimolo. E in questo caso, ovviamente, lo stimolo che loro applicavano era quello di allungare il cranio ed effettivamente ci riuscivano. Questo è per farvi comprendere il concetto che appunto è la funzione che crea l'organo. Vedete, qui si vede proprio un esempio classico di dolicocefalia indotta, lo facevano soprattutto i popoli aztechi. Vedete come venivano applicate delle tavolette sul cranio e poi veniva il cranio fasciato. E questa è una prova dell'umanità fossile di crani con dolicocefalia, molto frequenti soprattutto nelle civiltà precolombiane, appunto, come vi ho già detto. Per cui, se per esempio volete avere un corretto sviluppo muscolare, una buona salute fisica, date al vostro organismo degli stimoli corretti, sia dal punto di vista dell'attività fisica, sia per quanto concerne ovviamente anche la dieta. Questo tipo di concetto può essere assolutamente traslato anche al cavo orale e quindi a quello che è l'organo della masticazione, perché spesso erroneamente la bocca viene considerata come un'entità a sé stante, rispetto al resto dell'organismo. In realtà il corpo umano non è a compartimenti stagni, ma è chiaramente tutto quanto collegato. E quindi anche il principio che abbiamo detto prima, che è la funzione che crea l'organo, ovviamente si applica anche al cavo orale. E lo vediamo nelle società civilizzate come appunto una carenza di funzione dell'organo masticatorio comporta le malocclusioni dentali, comporta gli affollamenti dentali come in questo tipo, perché la dieta è basata su cibi morbidi, non deglutiamo più in maniera corretta o deglutiamo sempre meno in maniera corretta, non respiriamo più in maniera corretta e così via. Quindi questi stimoli alterati ovviamente comporteranno, diciamo, una anomalia sia anatomica che anche fisiologica dell'organo stesso. E in questo caso chiaramente l'organo della masticazione. Si può sempre cercare di puntare, come fanno in molti, sull'odontoiatria cosmetica, sull'odontoiatria estetica, fare le faccette, addrizzare i denti, ma non è un discorso estetico, è un discorso che bisogna ridare una corretta funzione, perché una bocca del genere ovviamente non può funzionare correttamente. Molti sostengono che una bocca del genere possa funzionare, ma andando a fare dei test di masticazione, ovviamente questa bocca non funzionerebbe assolutamente in maniera corretta. Quindi bisogna ridare la funzione e l'estetica è una conseguenza della corretta funzione. Questi sono i flagelli che affliggono oramai le nostre società, denti affollati, problematiche a carico dei denti del giudizio e così via, perché ovviamente la funzione è alterata, ma nessuno, o sono ben pochi quegli odontoiatri che puntano chiaramente a prevenire questi tipi di problematiche e a divulgarle e anche a spiegarle. L'aspetto più importante è che chiaramente il nostro organo della masticazione ha subito quello che viene definito come un mismatch evolutivo, cioè è stato programmato per vivere ai tempi dell'età della pietra, quindi per masticare dei cibi duri, ma di colpo poi con la rivoluzione agricola e poi ancora dopo con la rivoluzione industriale si è praticamente ritrovato a dover masticare dei cibi morbidi. Quindi non è riuscito ad adattarsi bene, le ossa non sono più cresciute bene, le ossa che contengono i denti, e quindi chiaramente questo ha comportato affollamenti dentali e malocclusioni. Fino a quando l'uomo, prima della rivoluzione agricola, mangiava cibi duri, non c'erano malocclusioni dentali, non c'erano carie dentali, non c'erano affollamenti dentali, o se c'erano comunque erano eccezionali, cioè erano abbastanza rari. Per cui è importante riprendere a masticare correttamente. La masticazione è molto importante, la bocca è la prima porta d'ingresso per il corpo umano, ovviamente. Questi sono degli indigeni Yanomami. Chiaramente non sono degli adulti, però comunque sia, vedete
il relativo allineamento dentale che hanno, pur non conoscendo né Spazzolino e né dentista. Chiaramente loro vivono nella giungla più grande del mondo, che è la foresta amazzonica tra Brasile, Venezuela e così via, masticano semplicemente dei cibi duri. È per quello che hanno un allineamento dentale importante, cioè un corretto allineamento dentale. Non hanno malocclusioni. Il motivo di ciò è che masticano correttamente. Molti pazienti infatti mi chiedono: ma come mai abbiamo bisogno del dentista? Perché oramai non mastichiamo più in maniera corretta. Osservate anche come si è modificata rispetto allo scimpanzé sia diciamo, la morfologia della mandibola che anche la morfologia, l'anatomia dentale. Vedete come si sono ridotte le dimensioni? Nell'uomo si è formato il mento, anche nel sapiens sostanzialmente. Il numero di denti si è ridotto anche di dimensioni e così via. Ma su questo ho fatto già un video specifico al quale ti rimando. E allora bisogna appunto dare una buona funzione per poter, diciamo, creare un organo corretto, se vogliamo. Questo sin da piccoli bisogna iniziarlo a fare. In età adulta è comunque possibile, diciamo, con una funzione corretta entro certi limiti, migliorare l'organo, modificare l'organo in senso positivo, per cui anche in età adulta non è mai troppo tardi, perché appunto una funzione corretta permette di, diciamo, ricreare o di modificare l'organo in senso positivo. Questo è un cranio di un Neanderthal, guardate l'usura dei denti, quanto è impressionante, però diciamo i denti sono assolutamente allineati. Il discorso appunto è che anche qui l'utilizzo dei denti come utensili, l'utilizzo dei denti per cibi vigorosi, importanti, chiaramente permetteva un allineamento dei denti corretto, una corretta crescita delle basi ossee e un'assenza di malocclusione dentale. Con questo non voglio dire che dobbiamo tornare ovviamente all'età della pietra, dell'uomo primitivo, ma appunto dobbiamo fare tesoro di questi concetti, di queste prove date dall'umanità fossile e applicarle ovviamente nella pratica clinica per fare un'odontoiatria che non sia un'odontoiatria soltanto estetica, ma sia anche un'odontoiatria funzionale, per permettere appunto alla bocca di funzionare correttamente e di svolgere le sue principali funzioni in modo congruo. È inutile allineare i denti se per esempio rimane una lingua disfunzionale e così via. Sollecitare sin da piccoli bambini, pazienti, genitori a non masticare cibi morbidi, ma a masticare cibi duri, come per esempio le carote, i finocchi, ma anche la carne un pochettino, in alcuni casi abbastanza spessa, no? Anche quella, per esempio, ed evitare i cibi che per esempio causano la carie e così via. Questa è tutta prevenzione. Come diceva Pedro Planas, prima si interviene ovviamente meglio è. Bene ragazzi, io con questo video ho finito, spero di essere riuscito a trasmettervi correttamente il concetto della funzione che crea l'organo. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace, ad iscriverti al canale, condividi anche i miei video con altri utenti in modo tale da poter far crescere sempre di più questa community di divulgazione. Io chiaramente sono un odontoiatra, sono anche antropologo e chiaramente mi piace divulgare questi tipi di concetti medici e anche scientifici. Se ti iscrivi al mio canale, infatti, troverai un sacco di materiale completamente, diciamo, fruibile per tutti, gratuito, che ha appunto soltanto uno scopo informativo, però appunto potrai trovare tanti argomenti, da argomenti di odontoiatria ad argomenti di medicina, fino anche ad argomenti di antropologia. Se sei un mio collega e sei neolaureato, ho fatto anche vari video a scopo ovviamente di consiglio su cosa fare, per esempio, dopo la laurea in odontoiatria e così via. Ti ringrazio se sei arrivato fino a questo punto del video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!